E se si gioca in squadra tirando tutti dalla stessa parte si arrivano a questi risultati. Stiamo parlando di due ospedali da 900 posti letto, via Giustiniani, che sarà l'ospedale della città, molto smart, molto figo, perché cioè, vedrete poi cosa verrà fuori, cosa abbiamo immaginato. Padova Est, il policlinico universitario di standing internazionale, dove ovviamente l'università cura in maniera top e ricerca, perché è questo che vogliamo fare, non è solo un ospedale. Ed è esattamente, posso dire, il riconoscimento che dobbiamo dare a questa accademia scientifica illustre di Padova, e penso che sia il vero riconoscimento che possiamo dare ai tanti che hanno lavorato, che hanno studiato, insomma. Io penso che avere questo supporto accademico quotidianamente per noi sia un valore aggiunto, l'abbiamo visto con l'emergenza coronavirus. 2 anni e mezzo adesso collaborando con tutti per quanto riguarda Regione Veneto, azienda ospedaliera, nostri tecnici che avevano mandato di accelerare il massimo, tutti quanti, province, università, siamo riusciti a fare questo miracolo, perché tutti quanti all'inizio dicevano ma chissà, non ci sarà un sogno. Questo non è più un sogno, è una giornata storica. Non è un risultato scontato che le istituzioni riescano in tempi così rapidi come abbiamo dimostrato noi a portare a casa un risultato così ambizioso. Non è scontato perché le istituzioni spesso si dividono in giochi altri rispetto al risultato. Padova ha dimostrato, e penso sia possa diventare un esempio nazionale se non internazionale in questo momento, che laddove si devono raggiungere i risultati non c'è un colore politico. Ha sottolineato l'importanza della ricerca del sistema universitario in questi due poli ospedalieri, anche alla luce forse di questa esperienza che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo. E certo, affrontare la tutela della salute dei cittadini, di patologie sempre più complesse, sempre più multidisciplinari, e poi la grande emergenza che abbiamo avuto di una malattia totalmente sconosciuta, ci ha detto in maniera chiara come per poter dare un'assistenza di qualità, l'assistenza migliore possibile, abbiamo bisogno di capire le malattie, abbiamo bisogno di avere gli strumenti più efficaci per combatterle, e questo si fa solamente con la ricerca scientifica rigorosa condotta a fianco dell'assistenza e della formazione dei giovani. Sarebbe cambiato qualcosa se fosse stato disponibile questo doppio ospedale nella gestione dell'emergenza Covid? Ma io credo che noi abbiamo saputo affrontare l'emergenza Covid dando tutte le risposte che era possibile dare. Abbiamo dovuto cambiare posto a 4-5 reparti, abbiamo dovuto fare le tende da protezione civile, dividere in due il pronto soccorso, abbiamo cambiato sedi di lavoro a 500-600 persone. Un ospedale nuovo forse avrebbe reso questo molto più semplice, ma soprattutto un ospedale nuovo avrebbe caratteristiche impiantistiche e di logistica che rendono molto più semplice farlo quello che dovevamo fare. Sintesi, ospedale nuovo sarebbe molto meglio. Senta, alla luce di questa emergenza, sarà ripensato il modello sanitario nazionale secondo lei? Ma guardi, che qualcosina sia destinato a cambiare, sicuramente sì. Lo vedremo nel tempo, vedremo come ci sapremo anche inventare soluzioni nuove, perché questa epidemia che nessuno di noi aveva mai visto né assaporato ci costringe a riflettere su alcune abitudini che avevamo, sia nell'organizzazione del ricovero sia della specialistica, sia sul fatto ad esempio di utilizzare la tecnologia che ci consente di fare eccellenti prestazioni in telemedicina.